tocca sempre noi, musica maestro. Yeah! Il resto del Carli. Ci svela le news uniche, più vere, esclusive, che sono accadute in questo periodo, ma solo per pochi eletti e interessanti. Per tutti gli altri ci sono i media, i network nazionali e vai. Abbiamo noi le news, lui è Diego Carli, il resto è Carli. Ciao. Eccoci, buonasera, un saluto a John Belushi, anche se non c'è più. Vabbè, ma è sempre nei nostri cuori. Esatto. Ecco, quindi andiamo subito perché abbiamo delle notizie esplosive. Esplosive. Oh mio Dio! Benvenuti quindi alla rassegna stampa dei giornali che non vedrete in edicola domani. E già mi preoccupa sta cosa. Vabbè. È clamoroso, va detto tre volte perché dal 27 di marzo riaprono i teatri. Ma con il nuovo DPCM non ci si potrà spostare per andare ai teatri. Per fortuna il DPCM durerà solo fino al 6 aprile, data in cui richiuderanno i teatri. Che bello. Potresti fare però, scusami se esco un attimo. Volevo dire, potresti tu andare a parlare con Draghi, questo è... Ma sicuramente noi facciamo le proposte, ma lui siamo già andati a dire la verità. Lui, il nostro nuovo grande premier, ha detto: beh, così i lavoratori dello spettacolo dopo un anno potranno però muovere i primi passi verso il balcone, buttarsi sotto. No, per carità. Naturalmente, si va per scherzare. Questo è a vantaggio soltanto delle persone che dei lavoratori dello spettacolo che hanno ancora una casa. Esatto, sì, perché sennò senza balcone da dove ti butti? C'è poco da fare perché gli hanno mangiato fuori anche la casa. Purtroppo è la triste verità. Ma passiamo subito alla Repubblica. Ancora polemica sugli insulti a Giorgia Meloni. Anche Achille Lauro prende le distanze e non dà la sua solidarietà alla leader dei Fratelli d'Italia. Lo chiameremo d'ora in poi Achille Vauro. Bene, andiamo subito con Sanremo. Parliamo finalmente del festival, del nostro amatissimo festival. È un festival dedicato ai ricchi e poveri, ha dichiarato il presidente della RAI, Marcello Foà. Alla domanda, allora perché non li avete invitati? Ha risposto, ma cosa avete capito? Dedicato a noi ricchi del Teatro Ariston e a voi poveri che non contate un cazzo da casa. È vero, purtroppo. Esatto. Sapete, notizia questa veramente dell'ultimo minuto, Simona Ventura, trovata positiva al Covid, non potrà partecipare alla kermesse di Sanremo. Al suo posto come ospite è stato chiamato Rocco Siffredi, che ha rifiutato dicendo: non faccio il tappabuchi, per quanto diciamo ha una carriera di tutto rispetto. Certo. Il festival lo decidono i giovani con il televoto, dice in conferenza stampa Amadeus. In poche parole, voteranno le canzoni bimbi minchia che fanno allenamento per quanto diventeranno grandi minchia e voteranno alle elezioni. La polemica è sempre in corso. Accuse in conferenza stampa al festival. È di una noia mortale, hanno dichiarato gli autori di protestantesimo. C'è ancora? E se lo dicono loro. Protestantesimo? Invece parliamo di fattori positivi, di cose molto piacevoli. Grandissimo duetto canoro tra Sinisa Mihajlović e Zlatan Ibrahimović. Sì. Grandi amici, voi lo sapete, sono grandi amici da tempo. E bravi nell'interpretare Io Vagabondo, ma c'è un retroscena inquietante. È stato licenziato con accuse di razzismo l'autore che aveva proposto di fargli cantare Prendi questa mano, Zingara. E hanno fatto bene. E ancora grande duetto tra Damiano dei Maneskin e Manuel Agnelli, voi sapete che hanno proprio popolato. Bello.
Il Corriere della Sera scrive: questo duetto vale il prezzo del biglietto. I due hanno risposto: ma ci prendete per il culo? Non c'è nessuno, perché la sala era vuota naturalmente, voi lo sapete. Ma ancora duetto: Fulminacci, Valerio Lundini e Roy Paci cantano Penso Positivo e Amadeus invece del segno della croce in diretta si tocca i coglioni. E passiamo, però non passiamo, era male, devo dire la verità, non era male, dai. Non era male, ma infatti si è visto perfettamente che manovrava i gioielli di famiglia. Ma passiamo al mezzogiorno. Politica, la politica, parliamo delle dimissioni del segretario del PD. Sì, fresca di ieri. Freschissima. Da oggi la poltrona di Zingaretti è vuota, ma lo era anche ieri e l'altro ieri e l'altro ieri e l'altro ieri. Chi l'ha visto? L'ultima dichiarazione sta: pensano solo alle poltrone, poco prima di entrare da Leroy Merlin. Bene, invece intanto il PD si sta riorganizzando, sì, sta già fissando la data del congresso PD. Date le numerose divisioni all'interno del partito, ognuno ci andrà quando cazzo gli pare. E concludiamo questa nostra kermesse con l'eco di Bergamo. Ergamo. Con le notizie è tutto. Grande le nostre notizie, le notizie di Diego.